Evviva! Oltre 2000 metri quadrati per una struttura che rimarrà e si integrerà perfettamente con il nuovo ospedale. Ad un anno esatto gli spazi dell'ex IME sono pronti per ospitare sia gli studenti del corso di laurea in infermieristica dell'Università Politecnica delle Marche, sia i dipendenti dell'unità operativa complessa qualità, accreditamento e formazione degli ospedali riuniti Marche Nord. L'inaugurazione della nuova sede è avvenuta nel pomeriggio di ieri. Per noi, ha detto il presidente della regione Luca Ceriscioli, c'è anche il valore di un'esperienza che ha un'alta capacità sotto il profilo didattico, molto importante sotto quello occupazionale e assistenziale. Abbiamo dimostrato, ha proseguito, una grande capacità di investimento in tecnologia, nel personale, ma anche in strutture di formazione come questa che ci rendono orgogliosi. Abbiamo dato continuità al corso che era già appeso da tanti anni, c'è stato un momento in cui era necessario definire una nuova sede e penso che scelta migliore non si potesse fare. L'investimento valorizza un bene di proprietà della regione che, insomma, lo conoscevo come era prima, devo dire, esce molto riqualificato dal milione. Un investimento ben fatto, probabilmente oggi ci troviamo con un immobile di un valore ben superiore. Permette di continuare l'attività, di farle vicino a quello che oggi è l'ospedale di Muraglia e domani diventerà l'ospedale più grande che raccoglierà tutte le attività di Marche Nord, quindi in un luogo oltretutto appropriato perché permetterà con grande facilità uno scambio di attività con la struttura ospedaliera, anche se poi sappiamo bene che chi si forma in questo luogo non ha contatto solo con gli ospedali ma anche con le strutture territoriali e il resto che può trovare nel territorio stesso. I lavori sono partiti a metà novembre 2018 e sono terminati a metà luglio. Le due strutture, ha spiegato il direttore generale dell'azienda ospedaliera Maria Capalbo, sono già operative. Avevamo preso l'impegno un anno fa, l'impegno è stato mantenuto, un investimento per circa 1 milione di euro, per la precisione 960.000 euro, una struttura non utilizzata che faceva parte del patrimonio immobiliare di Marche Nord, quindi è stata ristrutturata ed è stata messa a norma nel rispetto di requisiti di qualità e di sicurezza per il polo della formazione di Marche Nord e per gli studenti in infermieristica, per i 176 studenti in infermieristica.